Buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS, vera professionale con la V maiuscola. Oggi rispondo ad una signora di Sydney, in Australia, che mi chiede: dottore, ho provato tutto di più, però non riesco a rimanere incinta, a cadere incinta. Eppure, io e mio marito abbiamo fatto tutte le analisi organiche dai medici, dagli specialisti della salute, risulta tutto ok, però da più di 10 anni non riesco ad avere un figlio, da quando ci siamo sposati. Cosa posso fare? Perché ho provato di tutto, zero risultati, ingrassando anche a dismisura e spendendo una montagna di soldi. Bene, io ho detto, dalle nostre esperienze c'è un audio DCS molto potente e naturale, senza nessun effetto collaterale, che si chiama "Tu puoi avere un figlio". È costituito da parole semplici, pulite, trasparenti, naturali, senza nessun effetto secondario indesiderato, come lasciare la TV accesa, la radio accesa, che però sono state create in un modo tale, ad arte, ad hoc, con quasi un secolo di un antico sapere, che provengono direttamente da Los Angeles Beverly Hills. Ti prego, non credere a nessuna parola di ciò che ti dicono. È importante che tu creda in te stessa, nel senso che il tuo subconscio, il tuo pilota automatico, può realizzare il miracolo della tua stessa mente, senza se e senza ma. Il punto, ragazzi, è che la gente crede sempre nell'altro, tra virgolette, no? Una figura autoritaria, ma non crede in se stesso, nel proprio pilota automatico, nel proprio subconsciente. E questo è il punto della società, della civiltà occidentale: credere mai in se stessi. Ti posso garantire che molte donne in queste situazioni, anche senza fare sessioni online di ipnosi DCS con il sottoscritto, che al momento peraltro sono sospese per motivi di tempo e di impegni, anche con questo audio, con più audio MP3 DCS, hanno risolto la causa che impediva a livello psicosomatico, perché dalla testa nasce tutto, perché testa e corpo sono un'entità unica, che ha impedito e che impedisce di concepire, di essere fertili. Perché? Faccio un esempio dalle nostre esperienze, dalle mie esperienze dirette e indirette. Molte donne da piccoline sono state vessate dalla povertà, dalla vita, per cui nella rabbia, nell'emozione più totale, se si può dire così, si ripetevano: io non voglio avere figli, perché magari hanno sofferto tanto di privazioni, sacrifici, non voglio avere figli. Oppure altre donne che magari erano da bambine le prime della loro famiglia, in una famiglia numerosa, e dovevano essere responsabili già a 6, 7, 8 anni degli altri fratelli, per cui non ce la facevano più. Anche lì, inconsciamente o cosciamente, si ripetevano: non ce la faccio più, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui ci sono tante cause inconsce che la tua ragione non conosce. Ce ne sono altre, tipo, mi viene in mente, sempre rispettando la privacy di qualcuno, perché magari una pensa è fissata con la dieta, con la linea, che una volta concepito, partorito, si ingrassi, come ha fatto la mamma sua, e naturalmente non sia attraente per suo marito e compagnia bella. Ci sono tante cause inconsce, come dice anche la dottoressa Rina Brunini, che 9 volte su 10 sono sciocchezze, ma in quel momento per quella donna, per quella persona, sono come fare una doccia ghiacciata, fredda. Per cui hai speso tanti soldi, rinunciare ad una colazione al giorno per provare il potere della tua mente, anche con un solo audio MP3 DCS, che ti importa? Io al tuo posto ci proverei, come ci ho provato con mio padre quando fu colpito da un ictus fulminante che lo ha paralizzato per la parte destra del suo corpo, e la medicina tradizionale diceva che non c'era nulla da fare tranne somministrargli del liquido anticoagulante e lasciarlo nel letto, vita naturale durante, come una larva, come un vegetale. Io invece non mi sono arreso, ho scritto in tutto il mondo nel 2008, 12 anni fa,
E soltanto la dottoressa Rina Brunini, anche nel mondo dell'ipnosi, vera professionale alla V maiuscola, rispose sì, e in 30 minuti online su Skype 2008, oggi si riempiono tutti la bocca di online, quando nei corsi hanno sempre predicato che è impossibile, che bisogna la presenza fisica, eccetera. In 30 minuti allo schiocco delle dita mio padre si alza e cammina, come per miracolo, il miracolo della sua mente, come l'ho spiegato anche in altri video. Per cui non credere a nessuna parola del sottoscritto. E in più l'ipnosi DCS, metodo DCS, l'ipnosi DCS vera professionale con la V maiuscola, non richiede il tuo tempo. Devi buttare l'orologio nel cestino, il calendario, il tempo, perché l'ipnosi DCS non richiede il tuo tempo. Non ti stressa, non ti impegna, non ti fa mettere gli auricolari, non impegna il tuo la tua voglia di vivere, aggiungo, ok? Né tua, e funziona anche per chi non vuole o chi non può essere aiutato. C'è tante persone che si trovano in questa situazione, che purtroppo nessuno può fare nulla, lo sai meglio te di me se hai questo problema a casa. Per cui se tu segui alla lettera le istruzioni molto facili, facilissime, alla prova di un nonno, alla prova di un idiota, alla prova di un pigro, tu esclamerai wow, come è successo a me nel 2008. E fino a quel momento ero un ipnotista autodidatta, ipnotizzavo per le spiagge del mare di tutto il mondo, per le strade, nei ristoranti, in tutte le mie aziende di tutto il mondo, chiedendo naturalmente il permesso, dopo aver letto centinaia, per non dire migliaia, di libri vecchi, nuovi, sull'ipnosi. Avevo miscelato un po' le tecniche, ma quando ho incontrato la dottoressa Rina Brunini, lì ho esclamato wow, è vero che non tutto ciò che si sente in TV, che è pubblicizzato, magari può essere anche superiore a ciò che si conosce come ipnosi conformista e commerciale. E per cui ragazzi, funziona. Il sottoscritto non sta qui per vendere nulla, perché ho ceduto tutti i miei diritti sugli audio MP3 DCS e sulle opere future che usciranno all'Associazione Ipnologi Associati di Los Angeles Beverly Hills. La mia mission è sdoganare, trasmettere il mio metodo DCS del dottor Claudio Saracino finché sono vivo, finché sono su questa terra, finché respiro. Poi ai posteri l'ardua sentenza e alla gente di buona volontà. A me è sufficiente convincere di provare una sola persona, ok? Non 100 milioni, una sola, per far capire, e sono contento lo stesso. Per cui poi se non vuoi scaricarti audio MP3 DCS, perché ho sospeso al momento le sessioni online di ipnosi DCS vera professionale con la V maiuscola, se vuoi proprio la presenza fisica puoi andare anche da un professionista dell'ipnosi della tua zona, della tua città, in qualsiasi parte del mondo in cui risiedi. L'importante è che questo professionista abbia già affrontato casi di fertilità con l'ipnosi, e questo per non spendere soldi ad minchiam, si dice da queste parti. Perché anche nel mondo dell'ipnosi, e questo non, forse non te lo dirà nessuno, esistono i generalisti e gli specialisti. Come faccio a capire con chi ho a che fare? Chi domanda, comanda, diceva e dice sempre, mamma mia, mezza suora mancata, ok? Per cui a te la scelta, però sappi che se le hai provate tutte, zero fatti, zero risultati, non esiste tecnica più potente dell'ipnosi DCS vera professionale con la V maiuscola. Fammi tutte le domande del caso, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook Ipnosi, Autoipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzioni DCS del dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita. E seguimi anche sugli altri social, gentilmente Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi Soluzioni DCS del dottor Claudio Saracino. Un bacio e un abbraccio, amico mio, amica mia, soprattutto amica mia, perché questo è un video dedicato a te. Spero che ti dia l'input, l'ispirazione, la scintilla, poi ti puoi iniziare a leggere qualsiasi libro, oppure Cambi la vita in 30 notti mentre dormi restando in pigiama, che ho pubblicato su Amazon, per capirla ancora meglio, prima magari di fare il passo del scaricarti l'audio MP3 DCS, tu puoi avere un figlio, ok? Un bacio e un abbraccio dal dottore Claudio Saracino, alla prossima, ciao!